genere che è molto antico del canto sacro, e sono le laudi. Le laudi è un canto che fiorì ai tempi di San Francesco, e fiorì e ebbe una diffusione notevole, tant'è vero che ci sono delle raccolte di laudi notevolissime. Una delle più importanti, forse avete sentito ricordare, è la famosa Laudatio di Cortona. Questa è una laude, e le laude che caratteristiche avevano? Un po' erano tutte, si potrebbe dire, ispirate alla famosa poesia di San Francesco, Laudato Sibi Signore, ricordate, no? Il cantico delle creature, perché hanno una caratteristica della grande semplicità. I testi non sembrano scritti da persone colte, ma sembrano piuttosto delle preghiere spontanee che sgorgano dal cuore della gente comune. Avevano questa caratteristica, e anche la musica praticamente ha questa caratteristica, la semplicità. Erano dei ritornelli facili che la gente potesse imparare subito e cantare, e questo è un canto di quelli. Senza te, sacra regina, sentirete che ripete continuamente questo ritornello: senza te, sacra regina, non si può incensare. Questo qui non era scritto un dotto, sembra piuttosto, diciamo, l'affermazione di una persona semplicissima che però non ha una grande fiducia nell'intercessione della Madonna nel momento in cui dovrà lasciare questa vita. Per me questo è un canto dolcissimo. Io l'ho sempre visto come una specie di trina, tanto è leggero e tanto è trasparente. Vorrei che facesse anche a voi la stessa impressione. Thank you.